Bene, detto e ricordato questo appuntamento, andiamo ad incontrare degli ospiti con i quali parliamo anche di un fenomeno grave, un fenomeno di cronaca, ma anche un fenomeno sociale grave. Ci sono dei numeri su cui occorrerebbe riflettere, perché è veramente un bollettino di guerra. Pensate che ogni giorno in Italia ci sono 9 persone che perdono la vita in incidenti stradali. E in questo modo, a soli 14 anni, è morto un ragazzo, si chiamava Francesco Saccinto, lo vediamo, ecco, lo vedete alle mie spalle in questa fotografia. Non è stato un incidente di quelle, dice, inevitabile, una cosa, no. L'incidente è stato causato da un automobilista ubriaco, tossicodipendente, a cui era stata già tolta da tempo la patente di guida. Quindi si poteva evitare se questa persona fosse stata messa in condizione di non salire più su un'automobile. È quello che giustamente pensano tutti quelli che conoscevano Francesco, e in particolare lo pensano i suoi genitori, che sono qua con noi oggi. Andiamo a salutarli, sono Simonetta Pelliccia e Vittorio Saccinto. Buongiorno signor Vittorio, buongiorno signor Simonetta, buongiorno, buongiorno. Cioè, fra l'altro qua nel pubblico ci sono anche degli amici, eccoli là, li vedete, li riconoscete dalle magliette bianche, sono un gruppo di amici di Francesco che portano questa felpa che ha il nome di un'associazione che è stata dedicata proprio a Francesco, che si chiama questa associazione Rose Bianche sull'asfalto, e poi ne parleremo, spiegheremo anche il perché di questo nome. In collegamento da Bologna abbiamo Massimo Proietto. Massimo Proietto è in un luogo che ha a che vedere con l'argomento, è una pista, un circuito automobilistico che però ha una funzione speciale, particolare. Buongiorno Massimo, allora di che si tratta? Sì, buongiorno Giancarlo e buongiorno a voi in studio. Ci troviamo presso il campo prova dell'Osservatorio per l'Educazione e la Sicurezza Stradale presso l'Istituto Serpieri di Bologna. Tecnicamente qui ai ragazzi in età adolescenziale viene insegnato il corretto comportamento di guida e soprattutto a prevenire casi come l'uso di alcol e droghe, proprio per evitare che storie come quelle accadute a Francesco Saccinto in futuro possano essere raccontate. Anche per noi il semaforo è verde, ci siamo mossi, sottolineavi un dato molto importante, 9 vittime al giorno in Italia, questo è un dato del 2018 che fa il paio con quello che abbiamo raccolto stamattina qui presso l'osservatorio, ovvero che pensate che nel periodo che va dal 15 di giugno al 15 di settembre del 2019, quindi la recente estate appena trascorsa, sono stati solo nel fine settimana 205 le vittime in scooter, un dato veramente grave, molto grave. Se si fa una media sono 15 vittime sull'asfalto solo nei fine settimana. Qui è tutto vivo, tra pochissimo ritorneremo a parlare con voi, intanto ti restituisco la linea. Grazie. Bene, Giancarlo. Grazie Massimo, grazie. Qualunque iniziativa volta ad aumentare la sicurezza, la consapevolezza sulle strade è la benvenuta. Purtroppo per Francesco ormai è troppo tardi, perché Francesco non c'è più. Quel 10 settembre del 2013 la sua vita giovanissima, 14 anni, ve lo ricordo, è stata stroncata da un uomo, da una persona che, come ricordiamo, doveva essere ovunque tranne che al volante di un'automobile quella sera. E questo aggiunge dolore al dolore, rabbia anche al dolore. E non è purtroppo un caso isolato, ma questo non conforta, insomma, chi ha perduto un figlio in quella maniera. E, lo ricordiamo, insomma, quell'uomo aveva la patente sospesa da quanto tempo? Da 4 anni. Da 4 anni, quindi da 4 anni non aveva più la patente, non poteva guidare, invece guidava tranquillamente, non solo, ma aveva anche un livello alcolemico, sì, superiore di 4 volte il limite consentito. Era la guida di un furgone e quella sera Francesco stava andando a casa di un suo amichetto a festeggiare, a vedere una partita, e ha incontrato sulla strada questo automobilista, certo, che l'ha investito in pieno in una semicurva, e per Francesco c'è stato, non c'è stato nulla da fare.
Poi è stato, vabbè, quest'uomo abbiamo detto era evidentemente in uno stato di alterazione alcolica, ha fatto cose che hanno confermato, perché dopo l'incidente si è fermato, è sceso, è andato a chiedere un bicchiere d'acqua, si pensava volesse in qualche modo soccorrere Francesco che era ancora là, invece se lo è bevuto lui. L'acqua abbiamo capito dopo che altera in pratica il tasso alcolemico abbassandolo. Cercava quindi di, abbiamo capito dopo, di barare che non era poi spavento. In vista di un alcol test, esatto, che poi gli è stato fatto. Ha rifiutato di sottoporsi al test sulle sostanze psicotrope, sì, sugli stupefacenti. È stato poi trovato comunque positivo agli stupefacenti. Un caso terribile per questa famiglia, una tragedia senza pari. Però, ripeto, non è un caso isolato. Ogni giorno sulle nostre strade si consumano tragedie di questo tipo, uno strage. E questo tipo di tragedie si possono arginare solo con la prevenzione, combattendo l'uso di alcol, l'uso di droga, sanzionando con severità, controllando che chi è stato sanzionato non si rimetta a guidare la macchina. E l'Osservatorio per la Sicurezza Nazionale sta puntando proprio su questo tipo di controlli. Allora, torniamo un attimo da Massimo Proietto, che è proprio lì e che ci può confermare questo. Come si può controllare? Sì, Giancarlo, la domanda che hai appena fatto la facciamo subito al Presidente Mauro Sorbi, il Presidente dell'Osservatorio Nazionale per l'Educazione e la Sicurezza Stradale. Presidente, il comportamento umano molte volte deve essere tutelato? Innanzitutto buongiorno Magalli e un saluto particolare ai genitori di Francesco. Sì, oggi veramente è una strage, è una piaga sociale gli incidenti stradali e diciamo che questo è il nemico numero uno. Nemico numero uno non solo per quanto riguarda gli automobilisti, ma tutti coloro che sono sulla strada. Non riusciamo più a resistere al richiamo del cellulare o del navigatore in auto. E poi c'è una recrudescenza molto alta per quanto riguarda l'alcol, che non riguarda solo i giovani. Noi come osservatorio facciamo delle campagne. La cosa che ci consente, diciamo, di essere vicino non solo ai ragazzi che vanno sullo scooter o vanno in moto, è praticamente questo etilometro monouso che noi diamo. Sarebbe sufficiente che qualcuno, diciamo, che si trova in condizioni non si sente, diciamo, oppure ha esagerato nel bere, lo usasse. È facilissimo, praticamente basta tenerlo in moto, in macchina o in tasca anche per i pedoni, aprirlo, soffiare e subito si ha la possibilità di vedere se io sono in grado o no di guidare. Presidente, andiamo a stringere, ci sono anche degli occhiali particolari. Ecco, questi sono gli occhiali, i famosi occhiali alcolemici che noi usiamo nelle nostre campagne e praticamente ci fanno vedere, indossandoli, e questi hanno una gradazione da 1, che cosa noi vediamo sulla strada, cioè non vediamo più la strada, ma vediamo un insieme di cose. Quindi questi occhiali ci fanno capire benissimo che cosa noi non dobbiamo fare, cioè non dobbiamo guidare quando non siamo in condizione di farlo, e noi basta provare con questi occhiali, le portiamo nelle scuole, le portiamo nelle piazze per fare una sicurezza, una prevenzione, come diceva Magalli prima, che possa servire a far calare questo dramma sociale. Grazie Presidente, molto utile il suo intervento. Giancarlo, ci sono questi ragazzi che già giovanissimi, in età adolescenziale, come vi ho detto in apertura, indossano questo caschetto e sono protagonisti della campagna Col casco non ci casco. L'educazione e la prevenzione è importante, ne approfitto per restituirti la linea. Grazie. Grazie. Sì, la prevenzione è importante, creare una coscienza nei giovani è importante. L'alcol test è per esempio in moltissimi locali obbligatorio tenerne uno, perché i clienti che vogliono valutare il proprio stato di intossicazione possono fare, ma devono volerlo fare. Se uno se ne frega e si mette in macchina anche se ubriaco, l'alcol test c'è o non c'è, se non è educato a usarlo, se non ha quel tipo di coscienza, salirà in macchina ubriaco e ammazzerà delle persone. Quindi non solo la prevenzione, ma molto anche la repressione in questo caso è importante. Pattuglie della stradale, della polizia locale, che prendano queste persone e le mettano in condizioni di non nuocere. In alcuni paesi le macchine gli vengono vendute per evitare che ci si possano rimettere sopra. Chi viene colto a fare un'infrazione di questo genere viene sanzionato, arrestato, condannato e la macchina venduta. E potrebbe essere un'idea da fare anche con noi. Ma adesso parliamo di un aspetto che è rappresentato da questi ragazzi. Voi con gli amici di Francesco avete creato un'associazione, avete voluto che rimanesse
presente il ricordo di Francesco. Avete anche realizzato un corto. Sì, un corto. Abbiamo realizzato un docufilm che si chiama appunto Ogni Giorno. Ci ha aiutato un nostro amico, il regista Luca Pagliari, in cui in pratica viene descritta la storia e quanto è successo a nostro figlio da parte dei suoi amici. Beh, è quindi, una bella iniziativa. Sì. Ecco, possiamo vederne un pezzo, no, ovviamente. Da parte di famiglia, vedersi togliere la cosa più importante che nella vita puoi avere, cioè un figlio, non riesco assolutamente ad accettare, perché la guida in stato d'ebbrezza è una cosa assolutamente evitabile. Noi cerchiamo di far capire a tutti quanto è pericolosa la strada e come bisogna comportarsi in strada. Ti accorgi che in tutte le piccole cose che fai c'è sempre un pensiero. Tu guardi me, ma io non ti posso più vedere, la mia vita va avanti, ma la tua no. La morte cambia le persone, ma soprattutto inizi a vedere la vita come un gioiello, una cosa preziosa da tenersi dentro. Quasi dal nulla è nata questa associazione che prende il nome di Rose Bianche sull'asfalto, perché al funerale di Saccio ci furono tante rose e parlando di incidenti stradali è stata comunque una bella idea. Anche nel corto è nominata l'associazione, questa associazione Rose Bianche sull'asfalto, che prende il nome da un'immagine che è legata proprio al giorno dei funerali di Francesco, quando queste rose simboleggiavano sia la purezza di un ragazzo di 14 anni, sia l'affetto di chi era andato a salutarlo. Cosa fa questa associazione? Promuove Vittorio. La sensibilizzazione e la prevenzione all'uso e all'abuso di sostanze stupefacenti e alcol in occasione della guida di mezzi. Quindi noi promuoviamo questo docufilm, l'ha visto circa 50.000 studenti in tutta Italia, abbiamo fatto circa 70 proiezioni, anche con un rapporto di collaborazione con la comunità di San Patrignano, perché abbiamo portato insieme questo docufilm appunto nelle scuole. Certo, è importante, ogni ragazzo che guarda quel film potrebbe essere un ragazzo che domani risparmia una vita sulla strada, perché assume una coscienza nuova. Io vi faccio la mia vicinanza per la perdita che avete subito, ma anche i complimenti per aver avuto il coraggio e la forza di portare avanti un'iniziativa così utile. Saluto i ragazzi dell'associazione Rose Bianche sull'asfalto e dico grazie per quello che continuate a fare per gli altri ragazzi, a Simonetta Pelliccia e a Vittorio Saccinto. Grazie a Massimo Proietto e a Mauro Sorbi dall'Osservatorio Sicurezza Stradale, che fa un ottimo lavoro e anche loro contribuiscono a salvare vite. Grazie a tutti, la linea torna al colonnello Morico e poi ci rivediamo subito qua con Paolo.